Starburst deriva da star, quindi le stelle, noi siamo tutti quanti delle stelle, e boost, l'accelerazione del potenziale che noi abbiamo. Il logo rappresenta un paragone di quello che potrebbe succedere se uno inizia a utilizzare questa filosofia. La stella al mezzo, che ha un triangolo che è la struttura, cioè altre persone che possono proteggere e far valorizzare quella stella, e il vettore, che sono dei sistemi di accelerazione dati da capitali asset e dal network del sistema. Adesso tutto il mondo sta andando a cercare soldi, ma cosa vi servono i soldi? Tu invece devi coinvolgere le persone giuste, portarle all'interno di una cultura aziendale, sviluppare con lei qualcosa di più bello, in modo tale che quando sarà il successo di quell'impresa non ti troverai tu solo al comando con il problema di avere i capitali in banca e tutti gli altri che dovranno o trovarsi un altro lavoro o comunque essere venduti al miglior offerente. Questo è il concetto stesso che secondo me l'Italia e il mondo dovrebbe iniziare a comprendere. Starburst è un company creator che permette a giovani imprenditori di costruire aziende col piede giusto. Li aiutiamo a creare dei team, a strutturare l'azienda con solide basi legali, strategiche e organizzative. Starburst è un movimento imprenditoriale che nasce nel 2015, fatto da investitori, professionisti, advisor e imprenditori. Partiamo dai valori, dagli obiettivi del creare un mondo meritocratico attraverso la creazione dello sviluppo di un sistema che in realtà aiuta il talento a valorizzarsi e al capitale di tutelarsi, per fare imprenditori, aziende e ovviamente progetti, per teoricamente quello che piace a noi, ma anche quello che piace ai nostri clienti e ai nostri partner. Il metodo Starburst è un metodo che aiuta le persone a partire da T0, andando a creare il team con solide basi legali, organizzative e di visione. Questo team nel tempo si evolverà e crescerà. Ci sono alcune fasi che il metodo ti insegna a utilizzare per coinvolgere sempre più persone, che siano di asset, che siano di capitali e che siano di lavoro. Il successo dell'impresa ovviamente è sempre solo il team, e a qualsiasi livello uno avrà bisogno di altro team, altro capitali e altri asset. E il metodo Starburst ti aiuta proprio a partire col piede giusto, non fare inciampi e soprattutto a ridurre il capitale finanziario iniziale per ridurre i rischi e ottimizzare i talenti, e ovviamente per non sbagliare. Perché? Perché se uno prende la prima idea, va dal notaio, la costituisce e poi parte con un team e si accorge che fondamentalmente c'è qualcosa che non va, ha sbagliato tanto. Quindi in primis il metodo Starburst ti aiuta a consolidare quello che è la tua idea in relazione ai migliori professionisti che puoi aggregare e capire se davvero quell'idea fa per te e se davvero ha delle solide basi di sviluppo e di crescita. Se arriva una persona in Starburst ci sono due macro strade che può intraprendere. La prima è entrare dentro l'organizzazione, la seconda è sviluppare la propria idea. Entrare dentro l'organizzazione Starburst è un po' essere al servizio degli imprenditori e degli investitori. Il nostro lavoro come manager Starburst è tutelare il capitale e valorizzare il talento. Ognuno di noi decide se stare nell'Academy, nel company creator, quindi professionisti, advisor verticali che lavorano a livello consulenziale, oppure nei veicoli teoricamente finanziari di accelerazione, di supporto e di far crescere l'iniziativa. Se invece uno viene per fare la sua idea, passa invece attraverso un altro percorso, che è quello di fare la Starburst Academy. Il fare imprenditore vuol dire essere consapevoli di quello che uno sta facendo. Attraverso l'Academy, quindi la Starburst Academy, che dà la formazione, dà la consapevolezza, l'iniziale approccio a quello che è un modo nuovo di fare impresa, il talento in realtà inizia a comprendere qual è il suo posto all'interno di un ecosistema complesso. Se sei messo nella condizione, come il modello Starburst insegna, di metterti in gioco e di crescere, magari anche un giovane può diventare in realtà il leader di un'azienda, perché è lui che dà quella linfa e quella forza. In una collaborazione cross generazionale e multidisciplinare lavora con delle persone più senior che possono aiutarlo e guidarlo attraverso la stessa grammatica di business. Quindi
Questo si riesce ad ottenere per esempio nella Starburst Academy, dove senior, middle level e junior lavorano per creare le basi di consapevolezza di uno sviluppo imprenditoriale insieme. Per me l'Italia che cambia è un valorizzare tutti i carismi, gli asset e i capitali che noi in Italia abbiamo con una logica concreta, pratica e attuabile ora e che possa in un qualche modo dare avvio a un cambiamento sostanziale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.